Detesto, anzi odio prendere gli autobus. Questo perché con le poche volte che passano accadono cose poco piacevoli. Per esempio, soffro molto di mal d'auto e voi non potete immaginare come mi sento quando sto in un veicolo che sta per cadere a pezzi. Perché sì, ragazzi, gli autobus che abbiamo a Foggia sono paragonabili a vetture che camminano grazie alla forza di Dio, perché senza essa loro non si muoverebbero dai parcheggi. Per quanto riguarda le persone, oddio, trovare i vecchietti con una radio del Paleolitico, un'antenna alta 15 metri con le canzoni tipo O Saracino e altri titoli della frequenza Radio Ciao. Proprio oggi ho visto qualcosa di scandaloso. Stavo beatamente con i cazzi miei nell'autobus quando ad un certo punto la vettura si ferma per far salire a due ragazzine che in quel momento tenevano in mano una lattina di Coca-Cola. Entrambe vedono l'autobus, lanciano nello stesso momento la lattina per terra e si affrettano ad entrare. Così. Senza preoccuparsi di gettare nel cestino quelle povere disgraziate lattine. Ma brutte troie di merda. Odio profondamente quando l'autobus che sta passando sia stracolmo di persone, che sembra quasi che stia per esplodere. Detesto quando ci sono ragazzi in fondo che ascoltano canzoni napoletane ad alto volume. Non ha d'età, non tiene lontano rompena, nascose la gente. Ma c***o, usate gli auricolari. Non sopporto quando qualcuno urla in autobus. Oddio, vorrei buttarli fuori a calci non appena aprono le porte. Ma una cosa adoro degli autobus. Quei stessi c***o che ricevono una multa dal controllore. Oddio, come c***o godo. Così impari a fare il frociazzo. Coglio.